Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi video particolare perché ieri si è concluso il campionato Ferrari 488 GT3. Spero che abbiate seguito la live, se non l'avete fatto potete andare sul canale perché è già online. E faccio questo video perché normalmente quando un campionato finisce si fanno le premiazioni, ma siccome siamo su dei simulatori ovviamente fisicamente non è che ci possiamo tutti incontrare, allora lo faccio tramite video e voglio consegnare la coppa al vincitore Fabrizio Rinci virtualmente da qui sul tubo, ovviamente gliela spedirò e quindi gli faccio le mie più sincere congratulazioni. Al nostro vincitore Fabrizio Rinci, bravissimo, ti faccio un applauso, eccolo qua, bravissimo, perché è stato un campionato veramente emozionante. E faccio un applauso anche a tutti i ragazzi che hanno reso possibile questo campionato avvincente. Vorrei sottolineare anche il secondo posto dal ribaltone di Samuele Cavagnino, che ha fatto un exploit ieri vincendo la gara e riuscendo quindi a recuperare Elia Misculini, che lottava per la prima posizione, e per una questione di miglior posizionamento nel corso di queste 5 gare Samuele la spunta e quindi arriva secondo e si becca un buono sconto del 50% sul sito di 3drap.it che ha messo a disposizione. Li saluto e li ringrazio tantissimo. Quindi Elia Misculini si prenderà insieme a Michele Soncini, perché sono arrivati rispettivamente terzo e quarto nella classifica finale generale del campionato, un buono sconto del 30%, sempre offerto da 3drap.it. Non dimentico ovviamente che la coppa è gentilmente offerta da Luca Lazzarato, Motori nella Leggenda, il mio compagno ormai di telecronaca delle live, che ringrazio assolutamente per la disponibilità, oltre che per la coppa, anche perché ogni venerdì era presente insieme a me. Vorrei anche ringraziare Alex De Luca, ormai lo conoscete benissimo se seguite il mio canale, che ieri ci ha accompagnato, malgrado che questa mattina è andato al lavoro prestissimo, e quindi lo ringrazio tantissimo, grazie Alex. E vorrei estendere i ringraziamenti veramente a tutti i piloti, perché senza di loro questo non ci sarebbe stato, voglio dire, quindi sono stati veramente grandissimi, uno spettacolo veramente per me divertentissimo. Ho visto delle azioni spettacolari, dei sorpassi, dei ribaltoni, insomma è stato veramente fantastico, mi sono stradivertito, e poi commentarlo per me è stato un onore, un piacere e soprattutto un divertimento pazzesco, quindi grazie a tutti i ragazzi. Ma li ringrazio in particolar modo perché alla fine sì, il campionato è fine a se stesso, ci divertiamo, quello che volete, però quello che mi rimane è sinceramente un'amicizia, perché siamo praticamente sempre in contatto e questo fa veramente piacere, mi riscalda tanto il cuore. Un altro ringraziamento ed un saluto vorrei mandarlo ad Antonella e a Lucia, perché sono ormai le beniamine di questo campionato, spero che nel prossimo, e quindi vi sto già anticipando qualcosa, siano presenti a commentare e a fare il tifo per i loro beniamini. Spero che Luca possa continuare ad accompagnarmi insieme ad Alex De Luca. E ovviamente ringrazio 3drap.it, anche se l'ho già fatto, però perché sono stati gentilissimi anche loro a mettersi a disposizione per offrire questi buoni sconto. E ovviamente a tutti i ragazzi di Motori della Leggenda che si sono uniti per fare il tifo, ma soprattutto, signori e signore, vi ringrazio tantissimo a voi perché ci avete seguiti. Il pubblico è cresciuto di gara in gara e questo fa veramente molto piacere, vuol dire che siamo nella giusta direzione e quello che vi facciamo vedere vi piace e vi appassiona. Spero di non aver dimenticato nessuno nei ringraziamenti, ma concluderei con un ringraziamento particolare a Fabio Napolitano. Abbiamo offerto un attestato ufficiale di partecipazione, che è un pensiero gentilissimo di Fabio e che io condivido assolutamente. Questo qua non so se si riesce a vedere, attestato di partecipazione, c'è anche il mio attestato di partecipazione che è stato consegnato a tutti i piloti, anche a Luca Lazzarato e Alex De Luca perché hanno partecipato, ad Andrea Balocchi perché mi ha aiutato tantissimo per quanto riguarda la commissione di gara, c'è stato parecchio lavoro da fare, per chi ci ha seguito sa benissimo di cosa parlo, e ovviamente per quelli che hanno completato il campionato. Quindi grazie tantissimo a Fabio per questa idea e per il lavoro, perché comunque ne ha confezionati ben una ventina, penso, per tutti i piloti personalizzati, quindi un'idea
direi geniale e soprattutto molto molto simpatica. Io concluderei questo video un po' particolare dicendovi: rimanete sintonizzati sul canale sindrivers.eu, quindi questo è veramente il momento giusto per iscrivervi se non l'avete fatto e attivare la campanellina, perché se siete interessati a fare un campionato o semplicemente a continuare a seguirci nelle live, ci saranno degli eventi sporadici che saranno fatti comunque in questo mese di novembre e dicembre. Adesso novembre non lo so perché ci vogliamo prendere una pausa, ma soprattutto sarà annunciato un evento di un campionato, anzi più che un evento abbastanza particolare, molto più lungo, e non vi anticipo altro. La sola cosa che vi dico è che non sarà su Assetto Corsa. E quindi ci sono le persone che ci seguono e dice: ma un campionatino su questo titolo, su questo? Beh, rimanete incollati a YouTube e al nostro canale, la campanellina mi raccomando per essere notificati quando pubblico un video. Non esitate a lasciarmi un commento per dirmi cosa ne pensate di questo campionato che abbiamo fatto, che si è appena concluso. Io rifaccio nuovamente i complimenti a Fabrizio Ninci, il nostro campione attuale. Adesso sei tu che dovrai difendere il titolo. Noi ci vediamo alla prossima. Da Fabrizio è tutto. Grazie per avermi seguito. Alla prossima. Ciao!